Elena D'Amario, storica ballerina di Maria De Filippi, nonché si vocifera in questi ultimi giorni essere anche la fidanzata di Massimiliano Caiazzo, Carmine Di Salvo in Mare Fuori, parla per la prima volta e racconta il suo dolore silenzioso, ossia io vittima di body shaming. Ma vediamo nei dettagli che cosa racconta. La ballerina si racconta in un'intervista al magazine Grazia, ha svelato come è nato il grande amore per questa disciplina, per la danza e i sacrifici che ha compiuto per arrivare al top e anche alle critiche che ancora riceve e che la feriscono tanto, il body shaming di cui è spesso vittima. Alla danza Elena si è avvicinata relativamente tardi, quando era quasi un adolescente, ma da subito ha capito che quella passione sarebbe diventata per lei fondamentale e avrebbe soprattutto cambiato la sua vita. Le critiche che gli scrivono sui social sono dovute al suo corpo, insulti orrendi che le vengono rivolte. Infatti Elena racconta così: mi scrivono sui social che faccio schifo, che ho troppi muscoli o che sono troppo magra. Ora sono in armonia con il mio corpo, anche da quel punto di vista, ma fino a qualche anno fa mi avrebbero distrutta. Elena poi ha ammesso che per avere consapevolezza del suo fisico ha dovuto attraversare una specie di calvario. Ho lavorato per 9 mesi con un dolore pesantissimo al ginocchio, racconta. Non ho detto nulla a nessuno, ma ho continuato a ballare. Tanto ce la faccio, mi dicevo, ma mi sono spaccata il ginocchio e in quel momento ho sentito il mio corpo fermarsi. Quell'infortunio l'ho superato con un'operazione negli Stati Uniti, ma quello è stato un punto di svolta e recuperando ho acquistato anche una consapevolezza nuova.